Benvenuti e bentornati qui nella mia cucina, ragazzi. Come state? Oggi facciamo un piatto buono di pesce, sì, perché abbiamo fatto la pasta, abbiamo fatto la carne, abbiamo fatto i carciofi e oggi non ci resta che preparare un ottimo polpo. Ma non lo facciamo alla classica maniera, quindi con le patate oppure con altro pesce, comunque in insalatina. Lo facciamo marinato, facciamo anche una bella glassa d'accompagnamento e poi alla piastra. Potete decidere anche se farla alla griglia. Però mi raccomando, per essere sempre aggiornati, seguitemi su Instagram, ma attivate la campanella ed iscrivetevi al canale, così rimanete sempre aggiornati sulle videoricette e sui tutorial che propongo. Quindi siete pronti per vedere come realizzare quest'ottimo pesce? Bene, allora non ci resta che metterci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Siamo pronti per elencare gli ingredienti. Partiamo dal nostro protagonista, ovvero il polpo. Qui ne abbiamo 1 chilo che ho già eviscerato e pulito. Per quanto riguarda la parte della marinatura, abbiamo 50 ml di vino rosso, 15 g di origano, un po' di scorza di pompelmo rosa e del pepe bianco. Poi abbiamo il sale e l'olio che andranno a completare il tutto. Per quanto riguarda invece la linea della glassa, abbiamo mezza mela, il succo di mezzo pompelmo rosa, 3 cucchiaini di zucchero, l'equivalente di un lime e una noce di burro. Non può mancare ovviamente la spezia che darà il sapore poi ovviamente a tutta la glassa, ovvero della mentuccia fresca. Mettiamoci al lavoro. Partiamo quindi con la marinatura del polpo, che è il procedimento più lungo. Quindi vado a prendere il polpo e lo vado a riporre, come vedete, in una boule. Scusate, prima negli ingredienti non vi avevo detto di mettere anche un po' di aceto balsamico, questo darà un sapore un pochino più vivo. Allora, partiamo subito con il mettere un pochino d'olio, perché ovviamente questo farà, diciamo, aderire tutti quanti gli ingredienti per bene. Il sale, mettiamo un paio di prese, facciamo tutto in diretta. Poi dell'origano, che abbiamo detto ci servirà proprio per rendere il piatto anche più piacevole. Il vino rosso, mettiamo tutti gli ingredienti insieme, come vedete. La scorza del pompelmo, questo è fondamentale perché dà quel tocco molto particolare. Il pepe bianco e poi abbiamo detto l'ingrediente che prima ci eravamo dimenticati di elencare, ovvero l'aceto balsamico. Ora noi andiamo a massaggiare e fare in modo che tutti quanti gli ingredienti si mischino. Lo lasciamo con la pellicola che ora andremo a mettere in frigorifero per 2 ore. Vedrete che il sapore dopo sarà veramente bello pieno, bello rotondo. Quindi ci vediamo dopo. Però vediamo nel frattempo cosa dobbiamo fare. Come vedete, ragazzi, io mi sto occupando della glassa. Dovrò andare a togliere dalla mela ovviamente tutti i semi, l'andiamo a sbucciare perché poi il risultato finale dovrà essere quello di una glassa bella pulita, quindi mi raccomando, sbucciamola e poi andremo a mettere tutti quanti gli ingredienti, li andremo ad addizionare in un pentolino, così poi facciamo questa bella riduzione e il piatto sarà davvero fantastico, quindi come vedete, intanto vi faccio vedere un pezzo, suddividiamo la mela a pezzettini molto fini, vedete? In questo modo. Questi pezzettini ci permetteranno di avere una cottura più uniforme. Continuiamo con l'altro pezzo e poi andiamo sui fornelli. Ci prepariamo un pentolino non tanto grande, perché poi dovremo andare a frullare, dovremo andare a mixare. Quindi nel pentolino che ho acceso metto la noce di burro e la faccio sciogliere a fuoco basso affinché non si bruci. Quindi sciogliamo per bene ed una volta che ha raggiunto la consistenza ovviamente liquida, mettiamo la mela. Sto mettendo ora la mela che lasciamo cuocere con la mentuccia, bisogna lasciarla intera così alla fine la togliamo con facilità, e giusto una presa di sale. Qualche minuto così e poi gli altri ingredienti anche loro nel pentolino. In quest'ordine andiamo a mettere il succo di pompelmo, il lime, alziamo un pochino la fiamma e mettiamo anche lo zucchero. Guardate un po', bella frullata.
Vedete, sta cominciando a glassare, ragazzi. Bella, eh? So che vi chiederete, ma che strana glassa che stai facendo? Vi assicuro che è una roba davvero top. Io ho spento il fuoco, ragazzi. Che ne dite? È una purea o si è glassata? No, no, si è glassata. Guardate un po'. Guardate che bella. È una bella glassa, merito dello zucchero e degli agrumi. Noi ora lasciamo raffreddare nel pentolino la glassa, e mescolando ogni tanto, così almeno non forma quella brutta pellicola. Aspettiamo il tempo necessario per ultimare la marinatura e poi vediamo come continuare. Ora ragazzi, faccio una cosa, quindi chiedo ai più tradizionalisti di non guardare. Allora, ci siamo con la marinatura. Intanto ho preparato una pentola con un pochino d'acqua. Vi chiederete, ma scusa Fabio, ma se si fa la piastra, il polpo, come si fa a cuocere dentro? Bravissimi, va prima bollito. E cosa è servita quindi la marinatura? Perché faccio una cosa particolare, è una cosa mia, quindi io la volevo condividere, non ho detto che preparavo il polpo la classica maniera, quindi ho già trasferito il polpo che ha marinato su di un piatto. E come vedete, la marinatura la vado ad inserire nell'acqua, perché questa, quando andrà ovviamente a cuocere il polpo, conferirà tutti i sapori che erano rimasti ancora all'interno delle spezie e ovviamente dei liquidi che siamo andati a inserire. Quindi portiamo l'acqua a bollore e poi possiamo andare a mettere il polpo. Ragazzi, che profumo, che profumo! Allora, andiamo a mettere dentro il polpo. Mi raccomando, immergiamo e tiriamo su. Immergiamo e tiriamo su. Facciamo arricciare per bene i tentacoli 4-5 volte, quindi questa operazione va fatta. In questo modo riusciremo a dare anche una certa morbidezza al polpo. Mi raccomando, tappo di sughero perché lo rende più morbido ed essendo che il polpo è da 1 kg, anzi mettiamo l'ultimo tentacolo che era rimasto e che si era staccato, siccome è da 1 kg abbiamo detto, ricordiamoci sempre la regola che vuole che ogni mezzo chilo di polpo deve cuocere 20-25 minuti, quindi se non da 1 kg lo cuociamo tranquillamente 3 quarti d'ora. A dopo! Solo prenderlo con la pinza si rompe, quindi sicuramente è morbidissimo. Ora lo lasciamo raffreddare nella sua acqua, poi prendiamo la piastra e cominciamo a grigliarlo. Vado a mettere giusto un goccino d'olio, non molto, fiamma alta per ora, e con un pennellino mettiamo l'olio su tutta la superficie. Aspettiamo che si scaldi. Nel frattempo io avevo porzionato un tentacolo, così vi faccio vedere come cuocerlo. Mi raccomando, stiamo attenti a non bruciarlo, ma a crostigliarlo, perché ovviamente quello è il bello di mangiarlo in questo modo. Il polpo è pronto, lo tolgo dalla piastra e lo andiamo a tagliare. Lo scaloppiamo in questo modo, guardate che bello, morbidissimo, tra l'altro. Questo è il piatto che ho scelto, vado a mettere un po' di glassa, bellissima. Fatelo un po' a caso, poi adagiate il polpo un po' come volete. E poi completiamo con qualche fogliolina di menta. E per non farci mancare nulla, mettiamo anche 2 petalini di rosa, in questo modo. Questo è il piatto come l'ho costruito. Bisogna per forza assaggiarlo. Ma che ricettuzza vi ho fatto, ragazzi! Dovete riproporla alla vostra famiglia. Tant'è che avevo deciso di fare la prova dell'assaggio, ma mi dispiace deludervi, per una volta non la faccio. È vero che ho fatto altre video ricette e non ho fatto la prova dell'assaggio, ma ora sono qui e dovrei farla. No, mi dispiace. Siccome avete visto una lavorazione un pochino particolare, voglio che mi diciate voi come vi è venuto. Spero bene, sono sicuro, anzi no, dai, scherzi a parte. Mi raccomando, attivate la campanella e lasciate un like. Commenti, non siate timidi e seguitemi sulla mia pagina Instagram. Da Chef Fabio vi saluto. Oh, aspetto i vostri commenti sia qui che sulla mia pagina Instagram. Ciao ragazzi, ma guardate che bello. Che bello.